Innovativa e applicabile in diversi ambiti, in poco tempo è diventata la tecnica di editing genomico più utilizzata nei laboratori di tutto il mondo. Sono ormai 9 anni che fa parlare di sé e quasi quotidianamente una nuova ricerca sul tema viene pubblicata sulle maggiori riviste scientifiche. Le novità e le evoluzioni in questa tecnica sono continue, dato che ormai non esiste laboratorio al mondo che non l'abbia usata almeno una volta da quando è stata scoperta. Stando a Cell Trials Data, è 5 volte più utilizzata di qualsiasi altro strumento di editing genomico. Di cosa sto parlando? Dell'ormai famosa e discussa CRISPR, ma come siamo passati dai batteri delle saline spagnole al premio Nobel per la chimica 2020? La storia di CRISPR inizia nel 1993 in Spagna, dove il microbiologo Francisco Mojica, dell'Università di Alicante, stava lavorando su un organismo unicellulare con estrema tolleranza alle alte concentrazioni di sale isolato nelle paludi di Santa Pola. Durante le sue ricerche ha notato una struttura curiosa nel DNA di quell'organismo, più copie di una sequenza palindromica quasi perfetta che si ripeteva a intervalli regolari. Proseguendo con la ricerca, ha trovato queste sequenze, da lui battezzate CRISPR, in altri organismi simili. Ancora non si conosceva bene la funzione del sistema CRISPR, ma le ipotesi erano le più disparate. Nel 2003, dopo aver analizzato in molti organismi le sequenze tra una ripetizione e l'altra, il ricercatore si è accorto che erano segmenti di informazione genetica provenienti dai virus che attaccavano quegli organismi. Dopo un'infezione, infatti, l'organismo utilizza un enzima specifico per tagliare il genoma del virus, che riconosce grazie a una molecola guida. Il taglio inattiva il virus e un frammento di quest'ultimo viene immagazzinato in modo tale da riconoscerlo immediatamente in una futura ipotetica nuova infezione. Questa libreria di frammenti di virus, separati da queste sequenze palindromiche, è l'equivalente batterico del nostro sistema immunitario. Negli anni successivi le ricerche sono state molteplici e hanno portato alla scoperta di diverse applicazioni di CRISPR, ad esempio per risolvere il problema delle infezioni che colpiscono i batteri usati nell'industria casearia per le produzioni di yogurt e formaggi. Nel 2012, Science pubblica l'ormai famoso articolo firmato da Jennifer Doudna e Emmanuel Charpentier, che descrive la tecnica di editing genomico a livello molecolare. CRISPR è descritta come una macchina molecolare capace di modificare in modo preciso una sequenza di DNA. CRISPR, spesso paragonata a un coltellino svizzero multifunzione, nella sua versione base è formata da una piccola guida RNA, una sorta di bussola che riconosce il segmento di DNA che vogliamo correggere, e da una proteina in grado di tagliare il DNA. Una volta tagliato, il DNA può essere aggiustato dai naturali meccanismi della cellula, oppure può essere fornito insieme a tutto il resto anche una specie di stampino in grado di fornire una base per correggere l'errore. La scoperta e il viaggio in questi anni di CRISPR sono stati premiati grazie all'assegnazione del premio Nobel per la chimica 2020 a Emmanuel Charpentier e a Jennifer Doudna. Il prestigioso riconoscimento va allo sviluppo di un metodo di editing genomico basato su CRISPR. Prima di loro, solo 5 donne hanno ricevuto il premio Nobel per la chimica e solo 2, Marie Curie e Dorothy Hodgkin, non l'hanno condiviso con colleghi uomini. L'editing genomico sugli esseri umani potrebbe davvero cambiare la storia di molte malattie genetiche ereditarie, ma in questi anni si sono susseguiti diversi dibattiti e discussioni a livello globale sulle implicazioni etiche e sociali di questa innovativa tecnologia che permette di modificare il DNA. Oggi il dibattito attorno a CRISPR è ampio e un bel capitolo della sua storia sarà sicuramente dedicato alle implicazioni bioetiche dell'applicazione sull'uomo, partendo dal controverso esperimento del ricercatore cinese responsabile di aver applicato la tecnica di editing genomico a embrioni umani, non per pura ricerca, ma con lo scopo di far nascere dei bambini geneticamente modificati. Un fallimento della scienza, dell'etica e della regolamentazione che ha fatto partire un dibattito a livello globale che è portato avanti già da diversi anni. Le problematiche scientifiche, mediche, etiche e sociali restano. Scienziati di tutto il mondo, società, accademie e organizzazioni hanno convocato discussioni e pubblicato rapporti, linee guida e dichiarazioni che affrontano le varie implicazioni dell'editing genomico applicato all'essere umano. Terapie per le malattie genetiche, per il cancro, nuove strategie diagnostiche per il Covid, blocco dei vettori delle malattie infettive. Le applicazioni di CRISPR sono molteplici e innovative e proprio per questo motivo la tecnica è diventata protagonista indiscussa della ricerca degli ultimi anni. La scoperta di queste sequenze palindromiche quasi perfette che si ripetono a intervalli costanti nel DNA di un organismo isolato per la prima volta nelle paludi di Santa Pola è stata davvero la prima tappa di un viaggio incredibile che intanto ci ha portato a Stoccolma e in futuro, chi può dirlo?